Senti, Pierpaolo, sì. Chissà quante volte dentro di te ti sarei chiesto, ok, io aspetto, ho deciso di aspettare, ma chissà quante volte ti sarei chiesto, ma questo domani che cosa mi riserverà? Beh, certo, quello io poi sono uno. Che risposta ti riflessivo. Sei dato a questa domanda? Ma che non è una domanda semplice. Non è una domanda semplice a cui rispondere penso sia molto complicato, però io lì per lì. Ti giuro, mi sono goduto ogni momento, cioè non pensavo al domani, pensavo all'oggi. Quindi mi vivevo quello che mi trasmettevi, quello che avevo voglia di darti e che tu... Senti, Elisabetta, sì. Parlando invece del domani, che potrebbe sì. essere domani mattina, come potrebbe essere fra 2 mesi, o quanti... ma insomma, detto chiaramente, ci può essere un domani prossimo in cui tu decida veramente di legare il tuo cuore a Pierpaolo, oppure no, con sincerità? Con sincerità? Beh, posso dirti che caratterialmente ci sono delle cose che non sopporto di lui, che proprio non sopporto. Ma che questo ho vissuto, è un classico. Che ho vissuto qua, forse perché le viviamo qua dentro, certo. E quindi ti dico la verità. Noi ci siamo promessi questa famosa cena, da quella famosa cena capiremo un po' di cose. Al momento è... Quindi non lo escludi in ogni caso. Nella vita mai dire mai. Al momento è più un no che un sì, però.